Sabato 30 aprile, buongiorno amici di Lecce News 24 e ben ritrovati all'interno delle nostre breaking news. Apriamo con una notizia di cronaca e con un misterioso episodio registrato nella tarda serata di ieri a Lecce. Un incendio ha raggiunto l'automobile di Ennio De Leo, ex assessore comunale, il quale era intento a festeggiare le sue nozze. Il veicolo, una Mercedes, è andato distrutto del tutto. Per De Leo non è la prima volta a trovarsi in spiacevoli situazioni. Lo scorso anno venne appiccato un incendio all'interno della sua villa. È arrivata nella tarda serata di ieri la sentenza che riduce lievemente le condanne maturate in primo grado per alcuni dei 14 ultras del Lecce accusati dei disordini post partita Lecce-Carpi del giugno 2013. La Corte d'Appello ha emesso il verdetto riducendo le pene, ma nessuno è stato assolto. Passiamo alla politica. È atteso per oggi il faccia a faccia tra il sindaco di Lecce Paolo Perrone e il presidente della regione Puglia Michele Emiliano. Il governatore infatti sarà oggi nel capoluogo salentino per una serie di appuntamenti istituzionali, ma al centro dell'agenda c'è segnato in rosso l'increscioso tema dell'emergenza rifiuti. Mi aspetto solide garanzie, ha detto Perrone nei giorni scorsi, altrimenti sarà caos. Lasciamo la politica adesso e passiamo alla cultura. Vino su tela, il titolo del lungometraggio firmato da Agnese Correra sull'arte enoica di Arianna Greco, giovane pittrice che ha rappresentato il territorio dell'Arneo e del Salento attraverso un percorso artistico di indubbio impatto emotivo. Ieri sera presso la banca BCC di Leverano la presentazione del film promosso e finanziato dal GAL Terna d'Arneo alla presenza delle principali autorità politico, amministrative e imprenditoriali del territorio. E infine la pagina sportiva. Si gioca questo pomeriggio alle ore 17.30 la sfida di cartello del girone C di Lega Pro tra Benevento e Lecce. I Sanniti sono un punto dalla promozione in B, mentre il Lecce deve ipotecare i playoff consolidando il secondo posto. Braglia squalificato verrà sostituito in panchina dal suo vice Mauro Isetto e punterà su Bleve tra i pali, difesa a 3 composta dal CB e dal Abruzzese Legittimo, Lepore e Liviero lungo le corsie esterne con Papini e De Feudis al centro, sulla tre quarti confermato Surraco a supporto di Caturano e di uno tra Moscardelli e Curiale. Dirige l'incontro Marinelli di Tivoli, diretta TV su Sport Italia. Le nostre breaking news terminano qui, vi ringrazio per aver scelto la nostra informazione e vi ricordo il nostro sito www.leccenews24.it con tutte le altre notizie da Lecce e dal Salento. Buon fine settimana!